questo è il proiettore. Adesso lo metto lì. Antonio Bologna, parlami del sabato della storia. Il sabato della storia è un ciclo di tele, un ciclo di tavole, di William Congdon, che è un action painter americano che è stato molto attivo inizialmente nella scuola di Pollock, che poi successivamente, venendo in Europa, ha sviluppato una sua personale tecnica, sempre comunque legata proprio al gesto pittorico come gesto di azione. L'occasione di confrontarmi con i suoi lavori mi ha dato la possibilità di capire, di essere molto attratto, ecco, da questo senso, da questo gesto musicale che era proprio insito nel suo modo di costruire la pittura. Devo dire uno stile abbastanza lontano da quello che erano i miei particolari stilemi, la mia personale sensibilità, ma sono rimasto colpito e questo mi ha spinto proprio a scrivere un pezzo che facesse proprio riferimento al suo modo di intendere la pittura e da parte mia intendere la musica. Il sabato della storia è un pezzo per sette esecutori, sei chitarre e una voce di soprano che sviluppano proprio questo concetto di sabato della storia, cioè di quel giorno che rappresenta il giorno del silenzio, il giorno dopo il venerdì, dopo il giorno della morte. In questo momento di sabato tutta la musica in qualche modo tende, spinge verso qualcosa, che poi è la domenica, che però non è capace di esprimere da sé. Questo è un qualcosa che risulta molto evidente proprio dallo scandire delle sei chitarre che si vengono identificate in partitura proprio con i sei giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, e che arrivano sempre, comunque, cercano di organizzarsi, cercano di darsi un senso, ma arrivano sempre lì e arriva il silenzio. La 35 sempre il GP? La 35 c'è, ci sono due note del sabato, okay. E poi 36 chi inizia? Io, sempre lui. Quindi ogni volta che c'è una cosa del genere ci sperma. Set, no.
per dire fate silenzio. Ascolta. Deve essere una cosa così, che tutti dicono, porca miseria, adesso cosa succede? Direi più Zeta. Zeta. Non c'è. Ma non siamo comunque mediani. Solamente un gesto dal di fuori, un qualcosa di completamente diverso, di inaspettato. Appunto, una voce di soprano che è completamente estraneo, proprio anche come timbro, al modo di suonare, al timbro, al suono della chitarra, individua, illumina con quattro note il senso di tutta la composizione. Da lì fino alla fine del pezzo tutto quello che era stato la vita quotidiana, il ritmo, le organizzazioni acquistano senso ed è come se in qualche modo si evidenziasse, si rivelasse un senso che c'era già fin dall'inizio ma che in qualche modo le persone, gli esecutori non erano capaci da soli di esprimere. Thank you.
più all'ottavo. Ed è uno, esatto, sabato, e quella lì si finisce dietro, dietro alla tua, esatto, lo stesso comunque, stesso discorso,